A Teramo crescono le preoccupazioni e le difficoltà dei commercianti di Piazza Dante e zone limitrofe dopo il sequestro del Delfico, struttura che ospitava circa 1.500 persone tra studenti e personale. Il provvedimento, legato ad un'inchiesta sulla sicurezza dell'edificio ordinato lo scorso 3 ottobre, sta avendo come prevedibile un impatto devastante sul commercio e la vita sociale della zona. Come denunciato nell'articolo di oggi sul quotidiano Il Centro, la chiusura della scuola ha portato ad un calo del 40% degli affari. Qualcuno che non riapre il pomeriggio, c'è qualcuno che apre solo alcuni pomeriggi. È terrificante, come fosse veramente quasi un lockdown di nuovo. In questo momento è importante per noi commercianti, ma anche i semplici cittadini lo chiedono, anche gli studenti, i professori, ho visto che la provincia faccia un'istanza di dissequestro, riporti dentro oltre 1.200 persone, ma soprattutto che non vengano fatti lavori in questo momento, ma magari se si deve aprire un cantiere che si apra a spot, che si apra a lotti, senza dover buttare fuori di nuovo 1.200 persone. Un flusso consistente di persone che improvvisamente è venuto a mancare, con gravi ripercussioni sul commercio locale. Per questo l'augurio è che la struttura possa riaprire il prima possibile. Speriamo in un dissequestro, ma speriamo soprattutto anche in una riapertura della scuola, perché a dissequestrarla e lasciarla chiusa non avrebbe nessun senso. Speriamo di sì, perché il calo non è stato minimo ma è stato grande, quindi purtroppo sì, se continua così penso che arriveremo veramente a chiudere, perché non ci sono più le basi buone per poter andare avanti. Avete già annunciato che siete pronti anche a manifestare in maniera forte, perché qui si rischia anche la chiusura di diverse attività. Esatto, siamo disposti anche ad incatenarci di nuovo, come è stato già fatto da quelli che definisco i tre moschettieri, Serpentini, Befacchi e Ponziani, a dare seguito alla loro protesta. Questo sabato i ragazzi protesteranno di nuovo, ci sarà un'altra protesta. Ci aspettiamo una forte risposta dalla cittadinanza.